Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, noi amanti dello shopping diciamo che aspettiamo con ansia il fine novembre perché per il Black Friday, sconti, saldi, veramente impazziamo. E per questa occasione speciale ho deciso di mostrarvi il mio shopping su Shein, naturalmente. Anche su Shein ci sono sconti pazzeschi, veramente pazzeschi. Quindi niente, ho deciso di mostrarvi le cosine che ho preso, sono davvero contentissima. Posso dirvi che questo è stato lo shopping più bello che ho fatto finora. Cioè, ragazzi, davvero, una cosa più bella dell'altra. Non carina, proprio bella. Quindi non vedo l'ora di mostrarvi tutto. Come sempre vi ricordo il mio codice sconto che appare qua per avere un 15% di sconto appunto sul sito, senza limite di spesa, quindi fantastico. Vi ricordo anche che qua sotto nell'info box trovate tutti i link dei prodotti che vi mostrerò, così potete andare direttamente a curiosare. In realtà questo shopping si divide in due categorie. Vestiti, come sempre, perché... Cioè, che ve lo dico, fa sempre vestiti, e poi una parte di casa. È la prima volta che provo delle cosine appunto di casa su Shein, quindi sono molto curiosa, però appunto, di come mi troverò, ma secondo me, cioè, già solo a vederle mi ispirano molta molta fiducia. Quindi iniziamo da quelle. Inutile dirvi che ci sono già tantissime cose di Natale, cioè veramente tantissime. Io però ho aspettato un pochino perché vorrei prendere qualcosa a dicembre e niente, comunque. Ragazzi, la prima cosa è questa fascia bellissima. C'è di tantissimi colori, però io ho scelto questa rosa col fiocchetto e poi queste macchioline un po' marroni, immacolate, davvero bellissima. Questa naturalmente è per fare skincare, quindi magari poi in un video la faremo insieme e userò questa qui che è super super morbidosa ed era anche nel suo sacchettino, quindi bellissima davvero. Poi ho preso questi qua, che adesso apro e vi mostro meglio. Quando li ho visti mi sono innamorata, ho detto devo prenderli per forza. Sono quattro cucchiaini, ognuno tra l'altro, vedete, messo nella sua plastichina. E, ma perché sono particolari? Perché sono a forma di cuore! Cioè, ragazzi, sono troppo belli, fantastici. Pensate di mangiare, che ne so, il gelato, un dolce con questi qua. Cioè, vi ispira proprio, cioè vi viene voglia di cucinare dolci o di prendere dolci solo per usarli. Davvero carinissimi. E poi anche nel manico hanno il cuoricino qua. Troppo belli, cioè proprio mi sono innamorata e poi costano una fesseria, davvero. Il reparto casa di Shein costa pochissimo, quindi fantastico. Poi, sempre rimanendo in ambiente cucina, ho preso qualcosina di Natale, ma solo una cosina perché l'ho visto e ho detto dai, non devo troppo prenderli. E sarebbero queste formine dei biscotti. Allora, ve li mostro prima da fuori e poi magari qualcuno... Ah no, si vedono già bene così? Guardate, col pan di zenzero, poi c'è l'alberello. Babbo Natale, bellissimi. Prendete la pasta dei vostri biscotti, poi dopo mettete sopra questo, che ne so, il pan di zenzero e vi verrà la forma del pan di zenzero. Cioè, bellissimo con tutti i dettagli. Quindi, niente, mi hanno ispirato subito, subito questi qua. Magari ne apriamo uno così. Ah, eccolo qua. Vedete? Prima fate la formina del pan di zenzero e poi ci mettete questo sopra per fare tutto. Oh, il fiocchetto, tutte le decorazioni troppo belle. Non vedo l'ora di fare i biscottini di Natale. Poi, sempre del reparto casa, ho preso questo qua, che è descritto come porta stuzzicadenti, però io lo vedo un po' sprecato, sinceramente, quindi troverò un altro utilizzo. E allora, è questo qua, bellissimo, questa ninfea chiusa da questa teca. Guardate che carina, cioè, porta stuzzicadenti perché qua al buco dove si possono mettere, però sinceramente... Boh, secondo me è tanto carino così da mettere con qualcosa, che non so ancora cosa, però dai, carino con la sua teca sopra. Su un mobiletto, secondo me ci sta, fa la sua figura. E poi, ultima cosa del reparto casa è questo, che è un copripiumino viola, perché non ne avevo ancora uno viola, quindi toccava prenderlo. E vediamo se riesco a farvi vedere bene la trama. Ah, ok, è caduta la federa, fantastico. Ve la faccio vedere dalla federa, giusto. Anzi, dalle federe, perché sono due, ok? Eccolo qua. Trema, sì, trema, trama. Costellazioni, guardate che carine con le stelline e poi appunto le varie costellazioni, anzi devo vedere qual è la mia, che magari la trovo nel copripiumino. E niente, quindi le due federe dietro sono a righe, così, poi ce n'è tantissime, ce n'erano anche tante di Natale, che mi chiamavano, però ho detto no dai, fai la brava, aspetta ancora un po'. E poi niente, appunto c'è il copripiumino che ha la stessa fantasia delle federe. Ed ora passiamo ai vestiti che ho preso.
Mamma mia, è iniziata proprio la stagione dei maglioncini, tutte le cose pucciose, morbidose, infatti sono super contenta. Cioè, da un lato mi manca l'estate perché fa freddo e mi non piace, però dall'altro sono contenta di poter mettere questi maglioncini. E perché ho detto questi maglioncini? Perché questo qui, rosa che indosso adesso, l'ho preso appunto in questo shopping. Allora, per chi mi segue, cioè chi mi segue già da un po' di tempo ed è attento, particolarmente attento, non gli sembrerà tanto nuovo questo maglioncino. Infatti l'avevo già preso, ma non di questo colore, ma bianco. Vediamo un pochino se, ditemi se ve lo ricordate. Comunque ho visto questo colore e ho detto, ok che il modello è uguale, però mi piace troppo, cioè veramente questo rosa. Mi hanno fatto anche i complimenti le mie compagne di uni, perché è davvero bellissimo, cioè è un rosa confetto, ma troppo 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 bello. La trama è fantastica, vedete così intrecciata, e poi un pochino cortina perché finisce, vedete così, un po' sopra, però basta che mettiate un pantalone a vita alta, se appunto fa freddo e non volete la pancia scoperta, e niente, si può indossare tranquillamente. L'ho già indossato, piccolo spoiler perché mi piace troppo. Questo maglioncino qua, vabbè, taglia S come tutte le cose che vi mostrerò, quindi non sto a ripetervelo, sempre taglia S. E questo maglioncino qua l'ho abbinato con un pantalone che ho preso appunto sempre in questo shopping. Però io amo davvero questo pantalone, adesso ve lo mostrerò, vi mostrerò l'outfit completo, perché si abbina con tutto. Cioè ho scoperto che lo posso abbinare con qualcosa di un po' più casual, ma anche con cose un po' più elegantine per fare un outfit un pochino più, che ne so, da sera. Ragazzi, è davvero bellissimo, adesso ve lo mostro. Sto parlando di questo pantalone in pelle, fantastico. Cioè ragazzi, guardate che bello anche i dettagli, ha questi due bottoncini che lo rendono anche un po' particolare, diverso dai soliti pantaloni jeans di pelle. E poi, cioè, è bellissimo, risalta anche la figura, è molto molto carino con degli stivaletti anche col tacco per renderlo un pochino più elegantino, oppure dei semplici anfibi. E dietro così alle tasche, e niente, guardate come ci sta bene con questo maglioncino, troppo 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 carino. Anzi, adesso poi ve lo faccio vedere anche con altre maglie che ho preso in questo shopping, e niente, il maglioncino ve lo faccio vedere meglio. Così, troppo troppo bello. Poi questo pantalone arriva un po' sotto l'ombelico, quindi ci sta. Ho spostato lo specchio perché noto che in questo modo c'è più luce. Allora, prossima maglia è questa qua. Devo dire che ne ho viste parecchie, anche su diversi siti. Quest'anno va proprio di moda questo tipo di maglia, ovvero con lo scollo fatto così, un po' particolare. Vedete che qua comunque c'è ancora maglia tutta avvolta, intrecciata, molto molto bella, e qui invece c'è lo scollo. E beh, poi a costine, cioè ragazzi, è a costine che ve lo dico a fare, sapete che io amo le costine, e quindi ho preso questa maglia di questo color fucsia, fantastico, a costine, e questo scollo super super bello. E devo dire che con questi pantaloni ci sta, vedete? Già due maglie che vi ho mostrato stanno bene con questi pantaloni. E adesso mi stupirò perché vi faccio vedere il capo che proprio mi ha conquistato. Eh sì, è proprio questo il capo che mi ha conquistato. Dovete sapere che in realtà io lo volevo già l'anno scorso, perché mi pare che ci fosse già l'anno scorso. Però l'avevo provato a ordinare, ma era esaurito proprio in quel momento, mentre io lo ordinavo, ebbene sì. E quest'anno, quando l'ho visto, ho detto, tu sei mio, devi essere mio. E infatti, eccolo qua. Ragazzi, è bellissimo. Poi con questo pantalone, cioè, è fantastico. Non so voi, ditemi un po'. Naturalmente lo metterò quando farà un po' meno freddino. Verso, secondo me, marzo, così, verso quindi la primavera. E di questo azzurrino cielo, troppo troppo carino, ed è formato appunto da due pezzi che però vengono venduti insieme, ovvero questo cardigan piccolino, troppo carino, e poi morbidosissimo, cioè morbidoso in un modo assoluto, e poi sotto c'è il pezzo, il top, che adesso vi mostro, eccolo qua. Troppo troppo carino, super super morbidoso. Questo qua naturalmente vi consiglio di indossarlo con il reggiseno, con le spalline che estraibili, diciamo. E troppo troppo bello. Dietro è così, troppo carino, troppo puccioso. Cioè mi sento proprio un orsetto di quelli proprio, non so, super morbidosi, ed è bellissimo, quindi sì, per marzo secondo me è perfetto. Questo capo invece è stato il mio capo azzardo di questo shopping. Sapete che io per ogni shopping, soprattutto su Shein, scelgo un capo azzardo. Potrebbe andare bene, potrebbe andare male, questa volta è andata super bene secondo me. Allora, perché azzardo? Perché non è tanto nel mio stile, ok? È un po' maschiaccio, un po'
un po' così, un po' sportivo, non so come definirlo. E invece è bellissima e secondo me ci sta benissimo con questo top e con questi pantaloni, davvero fantastico, mi sono innamorata. E appunto questa giacchettina un po' corta, nera e bianca, c'era anche di altri colori, mi pare, però mi sono andata un po' più sul classico. Guardate che carina, cioè secondo me è fantastica. Dietro mi pare che è semplicemente, ecco, vedete così, e nulla, cioè mi sono innamorata di questo capo, fatemi sapere se vi piace. E tra l'altro è morbidissimo, veramente morbioso, e i bottoncini qua, troppo carino. E per l'ultimo capo che voglio mostrarvi, torniamo al fucsia, che sarebbe lo stesso identico fucsia della maglia che vi ho mostrato prima, con lo scollo qua. Però questa qui è una lupetto a costine sempre, ragazzi, lo so, sono maniaca delle costine. E niente, secondo me, a parte che è caldissima perché l'ho già provata, l'ho già indossata per andare in uni, super super calda e fantastica. E poi morbida, cioè ragazzi, un tessuto fantastico. Ed è questa una delle cose che mi piace di più dei capi di Shein, davvero i tessuti. Quindi molto molto semplice, però secondo me fa la sua figura. Inutile dirvi che anche con questo jeans, cioè con questo pantalone in pelle, ci sta bene, quindi vedete, ne ho preso uno per abbinarlo con tutto, quindi definisce anche qua molto bene le forme e mi piace un sacco. Come non detto, vi stavo dimenticando di mostrarvi una chicca che ho preso, ovvero questa borsa un po' mini, devo dire, però è perfetto, cioè io la volevo così per la sera, sapete un po', perché ne ho una un po' sul panna, però volevo cambiare, averne una più classica, nera, ed è fatta così, tra l'altro è la prima che provo su Shein, prima borsa in assoluto, però guardate che carino, quindi potete sia indossarla così, con la tracollina, oppure semplicemente così, cioè ragazzi poi con questi pantaloni ci sta da Dio, quindi fantastico, ed è mini però troppo troppo carina, quindi giusto per la sera secondo me è fantastica. Come ultime cosine vi voglio mostrare invece quello che ha scelto mamma, ovvero questi jeans super super chiari, che approvo anche io perché sono molto molto carini, a vita alta, vedete con i bottoncini qua, due bottoncini, e niente, appunto, sono abbastanza semplici, con i risvoltini già cuciti, che è una cosa che a me piace tanto, mi piace tanto, e poi le tasche dietro. Poi altre cose che ho scelto sono questa felpa, di questo color verde menta, direi, e con questa scritta, è un po' cortina anche questa, e con scritto Positive Mind Vibes Life, carina, frase motivazionale col cappuccio, ed è super morbidosa all'interno, è un po' come la mia viola che avevo preso sempre su Shein qualche, no, in realtà sì, l'anno scorso, quindi così. E poi l'ultimo è questo maglioncino rosa, con un po' rosa cenere, direi. Vedete com'è? Con questa trama super particolare, molto molto carino. Quindi anche lei ha preso appunto le sue cosine per questo inverno, per questa stagione. E niente, io spero che quello che vi ho mostrato vi è piaciuto e fatemi sapere ovviamente qual è stato il vostro capo preferito. Il mio è quello azzurro, lo devo ammettere, e anche questi pantaloni. Però anche la borsa, non lo so, sarebbe difficile scegliere. E fatemi sapere qua sotto nei commenti, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!